come si dice, il racconto, ripeto, indugia un po' sui look dei fascisti piuttosto che su quelli, volevo essere cattiva ma non ce la faccio, piuttosto di quelli oleografici di Bedont, e poi dal 73 l'attentato alla sede del Partito Socialista, Piazza della Loggia, queste pagine in cui il mondo diventa un mondo di adulti e non più di ragazzi, anche se è partito con una grande tensione proprio di giovani. Ecco, parliamo proprio di questa fase che è, sì, credo centrale. Io, ecco, il titolo, io voglio spiegare il titolo, che è nel titolo la chiave. Il sogno, l'incubo, i sogni impossibili. Cioè, prima della strage, verso la fine degli anni 60, quello che è stato il 68, in Italia è stato il 69-70. Questo grande movimento partecipato dai lavoratori, dagli studenti, che si proponeva un cambiamento radicale della società, secondo canoni individuati in dottrina e pensatori di altri tempi, però era un sogno in qualche modo reso possibile anche da esperienze che si vedevano in altri paesi o esperienze storiche, ma era un sogno che sembrava possibile perché questa gente rappresentava davvero qualcosa, era radicata nella società dell'epoca. Penso anche a momenti così, nella sintesi, che quindi molto spesso è come dire, un po' confusionaria, delle notizie che appaiono e che mi rimandano a quell'epoca, penso, non so, all'alluvione di questi giorni, parlavano dei 50 anni dell'alluvione di Firenze, del 66, quindi, e di tutti questi ragazzi che partirono e che andarono a fare qualcosa, che si sentivano motivati a fare qualcosa per l'altro, per salvare un patrimonio comune, quindi a esserci, quindi a avere l'idea di un patrimonio comune, ecco, perché da questo fatto, il pensiero che c'è un patrimonio comune. E c'era gente di 17-18 anni che prendeva su e se ne andava perché c'era quasi un imperativo categorico di esserci nel fare qualcosa per salvare questo patrimonio. Quindi forse magari con delle ingenuità, con delle velleità, però c'era un sogno di un cambiamento possibile, di uscire da certi schemi, di uscire da un'Italietta che era quella di interporre e non capirlo, di costruire. Dopo arrivò l'incubo non è solo Piazza della Loggia, l'incubo comincia prima per l'appunto, inizia proprio nel mezzo di quel momento di cui parlavo prima, comincia nel 69 a Milano con la strage di Piazza Fontana e poi va avanti. E questo è l'incubo che ha, è, come dire, condannato molta gente, molti giovani, anche la metà, anche amici miei che, con i quali poi, perché siccome gli anni passano e, permettetemi di dire, le pene si scontrano, che magari li vedo ancora adesso. E questi incubi, in un qualche modo, hanno fomentato, hanno suggerito la nascita di sogni impossibili, cioè di cambiamenti radicali, di cambiamenti violenti. Fra le cose più drammatiche che ricordo di quegli anni, sono le vite buttate via di gente che ha deciso di saltare il fosso perché il peso di un'ingiustizia, il peso di determinate cose era troppo difficile da sopportare e da sopportare mantenendo, diciamo, il rigore, ma stando dentro certi confini fatti di legalità, fatti di civiltà, di confronto democratico. Cioè, sono stati tanti anche quelli, anche a Brescia sono stati parecchi di persone che sono stati in galera, che hanno dovuto scappare, che sono emigrati in Francia, che non sono più tornate, che sono uscite in galera e sono conducono una vita d'anzianotti anche a loro. Attenzione, non sto dicendo che ci sia un rapporto di causa-effetto, cioè che certe cose siano state motivate, no, sono avvenute perché qualcuno. Però c'è stata anche questa componente, quindi in questo senso intendo quando dico i sogni, c'è il sogno che era possibile, che era comunque una dimensione difficilmente raggiungibile, ma era lì, era positiva, non era suicida, perché il sogno impossibile quando tu stesso sai che è impossibile è il suicidio, è scegliere la morte, non è scegliere la vita,
quando i ragazzi con i miei fratelli maggiori, che io sono di un'altra età, che hanno fatto il famoso 68, 69, eccetera, era un voler intervenire attivamente nel mondo del circolo, un voler esserci, un voler contare, un voler contare il nome della vita, della possibilità. Quello che succede dopo invece, quando quelli come me hanno avuto 18, 19, 20 anni, una scelta suicidaria, la scelta della distruzione e dell'autodistruzione. Anche questo quindi è un tratto che appartiene a quell'epoca. Non entro nel dettaglio su quale sia la consapevolezza oggi dei giovani d'oggi. Rilevo, lo scrivo nel libro, ma non perché me lo sono inventato io, perché l'ho letto davvero. Ho letto su un'inchiesta che è stata pubblicata qualche anno fa da un quotidiano molto debole, in cui intervistati molti giovani nemmeno lo sapevano cosa fosse stata la strage di Brescia. Non lo sapevano. E di quelli che non sapevano cosa fosse stata, erano in molti a credere che la bomba in Piazza della Rosa l'avessero messa nei mercati rossi. Per carità, non è che voglio fare la distinzione delle risposte, ma voglio dire l'evaporazione della memoria storica è un drammatico passaggio attraverso il quale evapora proprio tutto, evapora proprio il passato. E allora, mescolando un po', diciamo, la parte seria, la parte divertita, la parte da cialtrone di diciottenne che gira in compagnia di persone poco raccomandabili con quella di ragazzotto ingenuo, comunque impegnato, è un'affermazione della necessità di una memoria individuale. Ma questo è una cosa che possiamo sempre fare tutti e possiamo sempre fare comunque, anche se oggi il mondo sembra muoversi. Il mondo sembra, dicono, si muove molto velocemente, è vero, in pochi anni sono avvenute delle rivoluzioni spaventose di comunicazione, di voti di acquisto, di tante cose, non voglio dire le solite banalità che abbiamo detto, ma paradossalmente poi alla fine non si è mosso poi così tanto, no? Siamo sempre lì, cioè, voglio dire, i prodotti scadono prima, oggi sì, è vero, un telefonino comprato ieri, domani è già vecchio. Ma è sempre per un telefonino, c'è un po' di peso in più, c'è un po' di peso in meno degli elementi, ma non è che si è mosso più di tanto dal punto di partenza. In quegli anni invece, secondo me, ci furono movimenti maggiori, più radicali. E comunque stavo dicendo, tutti noi comunque abbiamo la possibilità, quantomeno di non dimenticare, non dico di valorizzarlo, il passato o quello che viviamo e di pensare di farne chissà che cosa. Però anche di rivendicare il nostro diritto di non abdicare alla funzione straordinaria che è quella della memoria, che è quella che ci permette di capire le cose e magari, forse, di orientare, per quanto c'è consentito, che è sempre meno, di orientare quelle che arriveremo a vivere successivamente. Ecco, ci sarebbero ancora tante cose da trattare, però siccome ci stiamo in un'oretta e quindi non... Per esempio, non lo so, mi viene una descrizione molto, molto carina questa dei teatri bresciani, anche perché è ovvio, mi sta molto a cuore, come si dice, la lingua batte dove il vento duole. Ed è una descrizione che fa, per esempio, del teatro sociale, che non era esattamente il teatro investito dalla cultura bresciana alla bella borghesia o brutta borghesia bresciana che si interessava più o meno di teatro. Lui, voglio dire, di prosa. Roberto ha conosciuto molto bene la vicenda dei teatri bresciani, è stato anche un amministratore per CTB e quindi ecco anche perché in questi ultimi periodi ci siamo sentiti molto, abbiamo seguito insieme, sì, perché anche qui un teatro di produzione, manco i bresciani sanno di che cosa si tratta, cioè il teatro grande è quel teatro lì dove tutti si guardano, no? Il teatro borghese, settecentesco, eccetera, il teatro sociale è un altro teatro ed è la sede comunque di un teatro stabile, quindi che ha una... così è conosciuto a livello nazionale, non soltanto nazionale. Però prima di diventare il teatro stabile mi vengono in mente le serate futuriste, persino Marinetti è venuto al teatro sociale, i bresciani, che siccome Marinetti aveva fatto tutte queste
seratine più o meno con l'automobile in corsa, piuttosto che i bresciani che erano particolarmente non sensibili a questa cosa, ad un certo punto l'avevano, tutta la compagnia l'avevano riempita di ortaggi e cose del genere. E, però certo è un teatro diverso, io adesso che sono diventata una persona assolutamente complessata ho vergogna a leggervi questo pezzettino, ma mi piacerebbe molto leggervelo, se tu mi dici qualcosa, ho vergogna, nel senso che non sono idonea, però io ve lo leggo comunque perché è molto bello. Ogni tanto ci torno al sociale per vedere qualche spettacolo di prosa, a volte ci vado con i miei figli perché un po' di Shakespeare fa bene, anche, anzi, soprattutto in epoca di internet. È cambiato il sociale, è bellissimo, già all'ingresso e dal foyer. Le poltroncine sono comode, non scricchiolano. Personale efficiente, in divisa e a disposizione del pubblico con gentilezza e grande professionalità. Non si può più fumare in pubblico, ma credo non sia solo per questo che non ci sono più puzze sgradevoli da respirare. Da quando mi siedo in quelle poltroncine così comode, mica tanto, eh. Sai che c'è stata tutta la polemica. Mi fa rispetto le scaglie dell'Emo. Porta. Allora, ma quando mi siedo in quelle poltroncine. No, se tu hai un sedere grosso come il mio, fai fatica nelle poltroncine. Ma quando mi siedo in quelle poltroncine così comode, alle quali sono stato condotto da maschere eleganti, mi prende una triste nostalgia. E quando si accendono le luci sul palco, echeggiano delle voci lontane. Sono voci dialoganti che gridano apprezzamenti volgari e talvolta suona un'armonica, mentre sulla passerella, che non c'è più, scorrono completamente muti i miei 20 anni. Il loro sorriso è di maniera triste. Ed è molto bello ricordare questo teatro che così è un teatro ancora oggi un po' particolare. Però non racconti per esempio tutte le tue esperienze da uomo impegnato proprio nell'amministrazione, nella politica, e quindi quelle le lasciate. Ecco, per esempio c'è una cosa che vi consiglio perché è divertentissima e molto carina, la domenica delle votazioni, che è un racconto, è un rito di paese con la sua atmosfera, con questi aneddoti, racconti molto personali e vale la pena. E poi l'ultimo capitolo, andiamo alla fine, Pizzini si intitola, che è diviso in sottocapitoli. L'antonomasia, Why you love you? Adesso vi spiega lui perché, l'Alvaro Vitali magro, mai, ora, no, mostra, evento, riflessione per i nostri giorni, Monumenti, che è molto lirico. E poi un'ultima cosa che volevo chiudere, volevo chiuderla perché poi lascio a Roberto e alla nostra Emanuela la lettura, però volevo chiudere prima di appunto postillare la fine di questo capitolo Pizzini con una cosa che ha il sapore un po' dei baci. Perfetto, leggi male, però arrivi al dunque. Scusate, no. Una confidenza, dai. Allora ti presenterò mai più. E allora invece questa cosa che ricorda moltissimo i baci finali di Nuovo Cinema Paradiso, dove dice: è così che abbiamo iniziato a smontare il film, a Brescia non ci sono più neanche cinema, no? A interpretarne la grammatica, il lessico, perché abbiamo avuto la fortuna di frequentare quei vecchi luoghi che si chiamavano Cinema Super, Adria, Astra, Centrale, Crociera, Magenta, Ambra, Corso, Brixia, Ric, Moderno, Leonessa, Metropol, Europa, Orbite, Marconi, Pace. Oggi si va nelle sale, nelle multisale. Ecco, questo è l'ultima lettura con cui io chiudo, perché mi piace ricordare Brescia così. Io voglio ringraziare Carla, che come sempre è immeritatamente, per quanto mi riguarda, non me la merito, la sua generosità, la sua attenzione, quindi la ringrazio davvero tanto. Vi ho preparato un regalo che spero sarà gradito, ma quei regali si fa così, se anche non è gradito si accetta, un regalo è un regalo. E cioè mi sono portato una cara amica, che è Emanuela De Munari,
che fa anche l'attrice performer, che leggerà un piccolo brano, un estratto di questo libro, che parla di strani personaggi, di strani musicisti che si trovavano a Brescia all'epoca. E basta, io dopo non prenderò più la parola, vi ringrazio davvero tanto, ringrazio anche quella che mi ha ascoltato, mi ha seguito, collabora con me, eccetera. E vabbè, andiamo avanti, ci vediamo un'altra volta. Grazie. È una storia che vale la pena di raccontare. Io la conosco bene perché riguarda uno di quegli artisti così ben compresi di essere condannati alla marginalità in un'osteria da pochi soldi. A occhio aveva un po' più di 60 anni, ma sembrava più vecchio di almeno una decina, usurato dall'età e dai vizi. Suonava una vecchia chitarra e trafficava anche col banjo. Aveva un solo dente superstite e pochi capelli unti e bisunti, con una scriminatura laterale che sembrava scolpita sul cranio. Le dita ingiallite dalla nicotina di sigarette perennemente accese. Ormai era un rudere, sempre stazionato con pochi soldi in tasca. Tutto sommato, sempre sporco, una tacca appena sopra al livello di guardia. Respirava male e rumorosamente. Il fumo, diceva, eppure si ostinava a fumare e a tentare di cantare. Eppure prima era stato una cicala e un perdigiorno, sempre pronto ad aggregarsi a una compagnia che avesse qualcosa a cui brindare. Svolgeva qualche lavoretto per raggranellare i 4 soldi indispensabili, ma l'attività per cui era conosciuto era quello di suonare la chitarra. Musicista sarebbe stata qualifica troppo impegnativa per uno che in cambio di poco andava a suonare a matrimoni, oppure che veniva inviato a fare serenate a ragazze da spasimanti, timidi e di poche parole. Bruttissimo questo libro, scusate. Vai, Cezza, vai. O che veniva buono per ogni occasione di festa. Luigi viveva così, alla giornata. Esente da qualsiasi simpatia politica, non avversava niente e non sosteneva niente, perché se ne fregava di tutto. Sotto il fascismo, se volevi star tranquillo, era in quel modo che avevi da fare. Anche così, tuttavia, un soggetto del genere non poteva certamente essere considerato un buon partito. Abitava in un paese della Francia Corta, un luogo, il paese in cui ancora oggi tutti sanno quasi tutto degli altri, e allora lo era ancora di più. Per questo era mal visto dalle famiglie con figlie in età da marito, che lo temevano come il diavolo, visto che provocava scintille di simpatia nelle ragazze più giovani quando assistevano alle sue esibizioni. Del resto, con un soggetto simile la voglia di ballare non sarebbe venuta meno. Soprattutto, e questo era il vero pericolo, la sua stessa esistenza sembrava poter dimostrare che una vita leggera e non votata soltanto alla fatica e ai sacrifici era pur possibile. Un giorno, ad un matrimonio dove doveva suonare, conobbe una ragazza che lo stregò con lo sguardo. Nei corteggiamenti dell'epoca si procedeva a tentoni, soprattutto con sorrisi inviati da lontano, e lungo l'intero pomeriggio i due non fecero molto altro che guardarsi e sorridersi, come due ebeti. Gina abbassava gli occhi, mentre lui ogni volta che ne vedeva un goccio prima, regolarmente, si azzardava a sollevare il calice nella sua direzione. Gina apprezzava quell'attenzione, ma era combattuta perché temeva di dargli l'occhio e compromettersi. Quando la ragazza se ne fu andata insieme alla propria famiglia, Luigi continuò a suonare come se niente fosse e lo faceva sempre meglio perché sentiva d'essere ispirato da una forza superiore. E infatti era proprio così. E la forza superiore che gli muoveva rapidamente le dita era l'amore, che aveva incontrato per la prima volta proprio alla festa dell'amore di qualcun altro. E gli faceva fantasticare che mentre il buio della sera si impadroniva dell'aia, lei fosse ancora lì,
nascosta da qualche parte sotto il portico ad aspettarlo. La domenica successiva Luigi si alzò di buon'ora e con la bicicletta che un amico generoso gli prestò per l'occasione, risolutamente corse ad appostarsi fuori dalla chiesa del paese dove gli avevano detto che abitava Gino. Non sapeva quale messa sarebbe andata, ma se voleva rivederla doveva assediare la chiesa e aguzzare l'occhio sulle donne che avrebbero cominciato ad affluire già dalle 6 del mattino. Entro quelle delle 10 sarebbe senz'altro arrivata, perché a messa alta delle 11 le femmine non erano gradite. La sua pazienza fu premiata e quando la vide ebbe un tuffo al cuore che si trasformò in una voragine quando si accorse che Gina era accompagnata soltanto da due ragazzette come lei. Non c'erano all'orizzonte mamme, zie, parenti o anziane vicine delegate al controllo che a vario titolo avrebbero potuto interferire nei suoi piani. Considerò questo un segno del destino. Attese pazientemente la fine di quella messa e poi si avvicinò al gruppetto delle ragazze che frettolosamente stavano prendendo la strada di casa. Buongiorno signorina, posso parlarci? Esordì. E lei rispose con un sorriso poteva significare un'infinità di cose, ma tutte positive. Quelle però furono le uniche parole che uscirono dalla bocca di Luigi durante il non breve tragitto che portava dalla piazza della chiesa alla campagna dove il padre di Gina aveva cascina e bestie. Il rumore dei grilli e quello delle risate nervose che le ragazze si scambiavano, secondo un codice consolidato, con gli occhi fissi davanti a sé, furono gli unici suoni che accompagnarono la comitiva. E se quel silenzio non venne interrotto da alcun no, come era risaputo da chiunque perché i comportamenti erano elementari, fu perché costituiva un esplicito sì. Il mancato rifiuto della sua compagnia era un modo piuttosto tortuoso per riconoscere che avrebbe apprezzato il suo corteggiamento. E infatti erano i no che dovevano essere dichiarati esplicitamente e in tempo. I consensi si lasciavano intuire. Camminarono a lungo. Quando furono in vista del fienile di suo padre, alla domanda di Luigi, ma lei come si chiama, signorina? Rispose abbassando gli occhi, Luigina, grazie. Poi ci fu un po' di silenzio, ma prima di andarsene, lui le lanciò un'occhiata assassina e rispose, io, Luigi. Da quel giorno, lungo tutta l'estate, il campo dietro al fienile diventò per 2 sere alla settimana la meta di pellegrinaggi ciclistici e sentimentali di Luigi nella Francia corta. Una volta gli riuscì pure di baciarla la Gina, ma l'intimità non andò mai oltre qualche carezza tiepida e affrettata. Una delle ultime sere d'estate però lei non si fece vedere, così quella dopo ancora, e Luigi sentì il mondo crollargli addosso. La domenica successiva si recò nuovamente fuori dalla chiesa e vide Gina che si avvicinava scortata da una vecchia che poteva essere la madre. Attese. Poco distante sopraggiunsero anche le amiche che avevano assistito al loro primo incontro. Attese che Gina e la madre sparissero dentro al portone della chiesa e arditamente si parò sul sagrato, sbarrando il passo alle ragazze, allo stesso modo in cui i bravi fermarono il povero abbondio. Cosa gli è successo alla Gina che non viene più giù a parlarmi alla sera? La più audace delle giovani gli rispose che era il suo papà che non voleva più che lo incontrasse, che l'avevano vista insieme, gli avevano detto che la Gina ci parlava, il musicante dell'altro paese, che tutti gli avevano detto che lui era un Lazzarone, un Michelassa e che non bisognava fidarsi. E allora il padre le aveva vietato di vederlo, anche perché l'aveva già promessa al figlio del fattore della proprietà del Nobile Torri. Luigi ingoiò la notizia senza dar nulla a che vedere. Uno come lui non era certo il tipo di disperazioni sentimentali. Se ne andò rabbuiato senza dire una parola, senza nemmeno salutare la mite Gina. Fece tappe in diverse osterie prima di tornare a casa e buttarsi sul letto a soffrire senza testimoni e a pensare al da farsi per ottenere ciò che ormai da tempo gli sembrava già di suo di diritto. Era deciso a non subire quella che gli appariva come una palese ingiustizia. E così, qualche sera dopo, ebbe l'ardire di presentarsi direttamente a casa della Gina. I cani che arretrando abbaiavano verso l'estraneo che si era introdotto nella loro aia richiamarono l'attenzione del padrone di casa,
che mise fuori la testa e, una volta riconosciuto l'intruso, rientrò immediatamente nella stanza, prese la doppietta e uscì nuovamente per allontanarlo. Esordì in maniera diretta e sorprendentemente in italiano: tu, amorose della mia Gina, non ci devi proprio venire. Ma la rabbia gli impedì di continuare la difficile china di una lingua che non era la sua, e allora proseguì alzando la voce: Lazaru del Lazaru che deve me fare un ostio in tutta la tua vita. Scusa Roby. Che fai come mantieni la regina, te, delinquente, la mia bisogna per disvia conge come te, va fera di che disgraziata, e fa vedere, perché giuro che la volta che ta spare, porca vacca. Luigi avrebbe voluto replicare, ma riputò non fosse il caso di anticipare la sua decisione, che prevedeva che la Gina o l'avrebbe sposata lui o non l'avrebbe sposata nessun altro. Si diceva a bassa voce che anche il Duce, quando era ancora un maestrino violento e massimalista, avesse chiesto la mano di Rachele in maniera bizzarra e, di fronte allo scarso entusiasmo dei familiari, avesse estratto il revolver e, mostrandolo, avesse minacciato: se non potrò averla, il primo colpo sarà per me e gli altri 5 per lei. Così, semplicemente come era arrivato, girò la bicicletta e si avviò verso l'uscita della corte, inseguito dall'abbaiare dei cani. Dietro l'inferriata di una finestra vicino alla scala per il fienile, però, la intravide. Lei, la donna dei suoi sogni, e allora rallentò e le inviò un bacio. Il padre sparò un colpo in aria e Luigi accelerò la pedalata. Riuscì ancora a vederla qualche rara volta nelle settimane successive, mentre l'autunno la faceva ormai da padrone e le giornate si erano decisamente accorciate e già dal pomeriggio precipitavano la campagna nel buio. Ma erano incontri dolorosi, perché mentre Luigi proponeva di scappare in Francia, se prendevano gli antifascisti avrebbero potuto prendere anche loro, Gina rispondeva che i preparativi del suo matrimonio erano andati troppo avanti e si sarebbe sposata con l'altro la primavera prossima, che ormai ci parlava in casa una volta alla settimana, non poteva certo far morire di vergogna e crepacuore il suo papà, anche se ogni volta che ci pensava era lei a morire dal dolore. Luigi la minacciò prima di andarsene, perché l'amore ai tempi della pellagra era anche così, violento, era pace e non di meno era anch'esso amore. Non si sa per quale ragione, ma improvvisamente le cose svoltarono verso la cronaca nera e poche sere dopo il padre, non vedendo rientrare la figlia che aveva mandato per qualcosa nella stalla, allarmato, imbracciò la doppietta e uscì a cercarla. Non dovete nemmeno far troppi passi prima di trovarla riversa in una pozzanghera di sangue. Gina respirava ancora, affannosamente, ma grazie a Dio respirava. E così la caricò sul birroccio per portarla in paese dal dottore al più presto. All'occhio attento del dottor Gregorelli le ferite si rivelarono meno gravi di quanto fossero sembrate ai poveri contadini disperati. Erano numerosi in quanto questo sia superficiali e in capo a poche settimane di riposo Gina si riprese completamente. Tuttavia, quel fatto di sangue perpetrato da sconosciuti, che sarebbero per sempre rimasti tali, la macchiarono indelibilmente agli occhi della gente, istintivamente portata a pensare che il caso non esista e delle ragioni, magari inconfessabili, ci siano sempre per ogni fatto, e le spalancò davanti un futuro da zitella, chiacchierata da tutti e voluta da nessuno. Il figlio del fattore fu il primo a sparire dalla circolazione, mentre suo padre fece sapere all'ormai mancato consocero che non l'avrebbero più voluta vedere nemmeno da lontano. Nel frattempo le indagini dei carabinieri della locale stazione approdarono a ben poco. Quando, su indicazione del vecchio contadino, andarono a prelevare Luigi a casa sua, scoprirono che l'uomo aveva un alibi. La sera del fatto era stato visto da tutt'altra parte insieme a un suo compagno di bisbocce. L'amico, naturalmente, insieme ad altri, confermò la versione. Così Luigi fece ritorno a casa qualche mese dopo, quando la sentenza di assoluzione per insufficienza di prove concluse la sua permanenza a Canton Mombello. Nessuno aveva parlato.
nessuno era in grado di accusarlo, nessuno sapeva, nessuno aveva visto nulla, nemmeno Gina, che da quel giorno sarebbe diventata ufficialmente la casuale vittima di un brutto vagabondo che si aggirava per le campagne senza faccia, senza nome, senza movente. Ed era uscito dall'ombra chissà perché proprio quella sera, chissà perché proprio in quella cascina. E chissà dove era finito ora. Gina taceva. Gina non aveva nulla da dire, nemmeno il carabiniere. E in compenso erano tanti altri a parlare di quell'argomento così morboso, gustoso, tanto da mettere le ali alla maldicenza. La sua famiglia decise che non poteva più rimanere in paese. Mediante l'interessamento del parroco, si prese contatto con il parroco di un quartiere della città e venne trovato un posto a servizio presso una famiglia bresciana facoltosa e timorata di Dio. Una trentina di chilometri scarsi all'epoca costituivano uno spazio sufficiente a dimenticare o far dimenticare anche le storie più torbide. Chi non dimenticò fu Luigi, che dopo poco emigrò pure lui a Brescia, mise una ventina di chilometri abbondanti fra sé e la propria famiglia e ricominciò la sua storia con Gina. La donna, dopo non molto, lasciò il lavoro per seguire quello che in breve sarebbe diventato suo marito. Quando si venne a sapere nella sua famiglia il dramma iniziato molti mesi prima, si consumò definitivamente. Ciò che non era riuscito a fare una lama nel buio lo fece la scelta della donna. Per me l'è morta, scandì suo padre, che non la vedeva dal giorno in cui fu spedita a Brescia e non l'avrebbe incontrata mai più. Gina lo avrebbe rivisto solo dentro la cassa con il vestito della festa pochi minuti prima che venisse sigillata dai vecchini. Non so come sia stata la loro vita insieme, espediente, probabilmente molti. Luigi non si assoggettò mai alla disciplina del lavoro e alla tranquillità di una vita ordinata. Gina invece si adeguò al marito, al suo stile di vita, perché questo doveva fare una moglie con la testa sulle spalle se voleva tenerselo. Nel corso degli anni sfornarono pure due o tre figli e fra tutte le cose che fece per tenere insieme la famiglia, per un lungo periodo le capitò di dover gestire un'osteria in città, dalla quale lui si muoveva molto poco, anche se ci faceva solo il cliente, stabile e irrimediabilmente moroso. Ma insieme ci stettero tutta la vita, e anche se probabilmente Luigi non fu esente da qualche distrazione, per tutta la vita furono complici, insieme, e si vollero bene. Anche nel periodo in cui incontravo Luigi alle rondinelle, nel corso di quelli che sarebbero stati i suoi ultimi anni, in mezzo al baccano che lui riusciva a orchestrare con i suoi compari, c'era sempre anche lei, silenziosa come un'ombra, vigile con il cagnetto al ventaglio che sonnecchiava sotto la sedia, sulla quale in attesa di andare a casa sua in Rossovera al Carmine, prima o poi finiva per appisolarsi pure lei. Lo teneva d'occhio con gli occhi di una che si è abituata ad adorare e lo bloccava quando cominciava ad esagerare sul serio. Quando lui se ne fu andato sottoterra, per un certo periodo mi capitò ogni tanto di rivederla in giro, sempre sola, lei e il suo cane, alla mattina. A volte mi permetteva di offrirle un caffè e così, oltre a un saluto affrettato, riuscivamo a scambiare due parole e nei nostri scarni discorsi finivamo sempre per ricordare Luigi. Allora io esageravo la sua perizia di musicista e confermavo così il ricordo che anche Gina, come tutti i sopravvissuti, falsando non poco la realtà, hanno sempre dei propri cari che se ne sono andati lasciandoli soli. E Luigi diventava così un esempio di virtù maritale, la persona più buona del mondo, il miglior chitarrista che si fosse mai sentito a Brescia, che se i suoi avrebbero potuto farlo sudare sarebbe stato anche più bravo di Segovia. E ogni volta, prima di andarsene, schiacciando l'occhio e abbassando la voce, mi diceva compiaciuta: «So stada a Fiordinada, so stada a Bra, so stada a Bra, a mai parlà, perché me lo mai parlà, e go fa bene, so stada proprio a Fiordinada». E poi se ne andava, piccola e vecchia, con il suo cagnetto, entrambi soli, ciascuno a proprio modo.